Hai in mente il detto chi dorme non piglia pesci? Forse se fai sport questa cosa non è vera. Parliamone insieme, vieni. Effettivamente è così, perché se tu fai sport, dormire è un aspetto fondamentale. E quindi prendi anche più pesci, più medaglie, più soddisfazione. Se tu non fai sport, dormire è fondamentale lo stesso. Allora, tanto ciao, sono Gianmaria Migliaccio, sono dottore di ricerca e la domenica mattina faccio i video 4 passi con, in modo che magari ne parliamo insieme. Se vuoi comunque rivederli tutti, sul canale YouTube c'è una playlist su questo. Oggi tra le domande che insomma mi avete fatto più in un modo più continuo sono quelle legate al sonno, e il sonno è importante, veramente importante, devo dire, nel nuovo libro Formula 24 ore, che fa parte della linea formula dei libri di evidenze scientifiche che faccio dopo quello dell'HIT, Formula IT, ho proprio messo un'area che riguarda il sonno, e sono di qualità. Allora, il sonno non è quella cosa dove effettivamente noi quando ci abbiamo siamo un po' stanchi andiamo a dormire, no, deve essere calcolato come se fosse veramente il nostro allenamento più importante. Allora, intanto il sonno non è tutto uguale e cerchiamo di capire quello che serve agli atleti, quelli che fanno attività sportiva, ma devo dire poi alla fine queste cose, queste considerazioni vanno viste anche per chi fa attività normale, nel senso chiaramente sarà un manager, sarà un avvocato, un notaio, un professionista, un commerciale, e beh, dovrà avere una focalizzazione importante in quello che sta facendo, non è che ogni tanto avrà dei momenti di mancamento, si distrae, no, le prestazioni sono prestazioni nello sport ma anche nella vita. Bene, allora questo è l'aspetto che dobbiamo considerare. Intanto, quanto dobbiamo dormire? Questa, diciamo che la regola della nonna, quella che dice le 8 ore, sì, va bene, però non è che sia esattamente quello il parametro da considerare. L'importante è che noi all'interno delle nostre ore, che possono essere dalle 6 alle 8, perché questo è un parametro abbastanza soggettivo, andiamo in quello che si chiama sonno di qualità. Quindi non è tanto la quantità, ma è la qualità. E la qualità si deve calcolare. Allora, considerate che il nostro sonno è diviso in due parti, una parte non REM e una parte REM. E adesso le spieghiamo. La parte non REM si divide in altre tre categorie che sono molto molto importanti, che ti fanno capire un'altra cosa e anche il motivo per il quale deve succedere. Questa parte non REM ha una fase, diciamo, di sonno leggero, una fase intermedia e una fase di sonno profondo. Le prime due fasi, l'N1 e l'N2, possono durare, la N1 dai 10 secondi ai 10 minuti, quindi effettivamente c'è gente che dice io sonno, dormo come un sasso, è vero, beati loro, io non ci riesco, e altri invece ci mettono fino a 10 minuti. Quindi in questa fascia noi andiamo nel primo stato di sonno. Che cos'è questo primo stato di sonno? Beh, è un momento dove, è molto interessante questo, c'è una disattivazione dell'aspetto del controllo nervoso sui muscoli. Quindi in un modo molto molto veloce i muscoli, come se si staccassero e vanno a rilassarsi completamente. Nella seconda fase, l'N2, siamo ancora in quella situazione, ma stiamo entrando verso il sonno profondo, e allora questa situazione tende a normalizzarsi e quindi a fare in modo che vada verso un sonno dove è più difficile poi svegliarsi. Questo perché dobbiamo evitare che succeda? Perché effettivamente quando noi abbiamo il sonno profondo non dobbiamo più svegliarci. Come si calcolano queste aree? Chiaramente dobbiamo avere dei fitness tracker, che sono insomma dei braccialetti, ce ne sono di tutti i tipi, dai 20 ai 20 euro ai 300 euro, insomma, sono tante le situazioni. Però sono importanti perché ti danno tutta questa forma d'onda. Chiaramente più sono, diciamo, accurati e più sono precisi nella misurazione, e quindi possiamo fare un controllo di quanto è il nostro sonno leggero, di quanto è il sonno intermedio e di quanto è il sonno profondo. Tendenzialmente le prime fasce devono essere intorno al 5-10%, quelle di sonno profondo intorno al 20% nella notte, e quella intermedia quello che rimane, quindi più del 50%. Ed è un ciclo di 90 minuti più o meno, quindi questa fase di sonno profondo, che è l'unica che ci serve per il ripristino dell'energia, dell'attività fisica spesa nello sport, quella del sonno profondo, deve arrivare durante la notte 2-3 volte.
per un periodo di circa 30-40 minuti a blocco. Quindi se poi quando vi svegliate vedete che effettivamente il vostro sonno profondo nella notte è più o meno il 20% del totale, diciamo che può andar bene. Se invece vedete che è molto ridotto, quello non va più bene, vuol dire che qualcosa è successo e noi non siamo riusciti ad entrare in sonno profondo. Allora, come fare? Chiaramente le abitudini sono al primo posto, cercare di andare comunque a letto nello stesso momento. E dice, ma la mamma me lo diceva prima. Ok, però se non l'hai fatto, te lo dico io oggi. Perché? Perché la melatonina, che favorisce il sonno, inizia la produzione endogena quando va via la luce. E quindi noi ovviamente l'alteriamo anche col fatto che abbiamo gli smartphone, abbiamo tutta un'altra serie di situazioni e così via, e dobbiamo cercare di ristabilire quella continuità della melatonina. E la melatonina ovviamente inizia a decrementare anche con l'arrivo della luce, quindi all'alba. Ecco, noi questi cicli li dobbiamo ripristinare, per cui mettiamoci, come dire, una nostra regola. Io ti dico, ho messo nel mio smartphone l'obbligo che alle 23:30 si spenga, e quindi si spegne, a quel punto dici, no, porca miseria, allora devi riavviarlo. Insomma, ti crea un po' di complessità. Cerca di evitare che succeda e inizia questa regolarità. Poi evita di svegliarti durante la notte per i tre motivi che solitamente dico, ma insomma te li ripeto. Una è l'iperidratazione, bevi troppo a cena e quindi poi ti viene ad andare in bagno, toglielo, puoi evitare. Oppure mangi troppi carboidrati a alto indice glicemico, quindi ti viene da andare a cercare cibo verso le 2 o le 3 del mattino, anche quello lo puoi evitare. Oppure hai sete e quindi ti serve di andare a bere acqua, e anche questo lo puoi evitare. Allora, giusto per chiudere, prima ti ho detto che la fase N1 era quella importante. Perché? Perché se hai un deficit di sonno, puoi recuperare con il napping. Cos'è il napping? È quel sonnellino pomeridiano, quello del post-prandiale, no? Il dopo pranzo, che però, devo dire che ogni tanto sento qualche esperto in televisione che, ahimè, non studia poco, perché le evidenze scientifiche, soprattutto quelle degli ultimi anni, hanno ben identificato che questo sonnellino è molto utile solo se non va in fase N3, quindi quelle di prima. In fase N1 sì, e quindi abbiamo 10 secondi, 10 minuti, e poi l'N2 è ancora utile, però attenzione, in quel momento stai per ritornare in sonno profondo, che è quel momento dove non ti devi svegliare. Non so se ti è mai capitato di qualche volta che, insomma, stavi dormendo così bene, arriva qualcuno e ti sveglia e tu rimani incavolato nero per un po' di tempo. Ti è capitato, Alessia? Ok, ciao Alessia. Questa cosa deve evitare che succeda. Soprattutto se poi nel sonnellino postprandiale tu hai anche sognato, vuol dire che sei entrato in sonno REM, e quindi vuol dire che è proprio troppo, perché il sonno REM arriva dopo le altre fasi, N1, N2, N3 e poi il sonno REM. Quindi se ti alzi di pomeriggio e hai anche sognato, buonanotte, no, proprio sei andato oltre. Allora il napping, per funzionare, deve durare non più di 20 minuti. Perché? Perché c'è quella disattivazione totale del sistema nervoso, rilasciamento completo della muscolatura, ed è quello che ristora parzialmente quello che magari hai perso durante la notte. Quindi mi raccomando, sonno è importante, sonno profondo è molto più importante di tutto l'allenamento che fate durante il giorno. Queste cose le trovi anche nel nuovo libro Formula 24 Ore, però in ogni caso continua a seguirmi su YouTube, soprattutto qui sotto c'è il canale, iscriviti e campanellina, e poi insomma fai le tue domande e lì rispondo sempre. Ciao, alla prossima.